Per l'umanità inizia una nuova era. Sette diritti capitali è la nuova frontiera. La mia lunga esperienza sindacale, in tutti questi anni, devo dire che ci troviamo in un momento straparticolare dove c'è questa crisi sanitaria, c'è la crisi economica, l'occupazione, le fabbriche che chiudono. Cosa fare in questo momento? Intanto abbiamo il problema dei vaccini che dobbiamo spingere tutti su questo campo. Abbiamo il problema economico da affrontare, quello occupazionale. E nel frattempo però bisogna dare l'assistenza a tutti coloro che non hanno da mangiare. Il sindacato deve, in una fase così complicata, deve cercare di dare assistenza, immagino i CAF, immagino i patronati, immagino le partite IVA. Noi abbiamo proprio questi giorni sottoscritto un accordo con il CAF dove il CAF, Liberprof e Confesal, cerchiamo di fare un'assistenza alle partite IVA. Immaginate tutti i lavoratori dello sport, tutti coloro che sono all'interno delle grandi aziende che sono in partita IVA e non hanno nessuna assistenza. Se prendono malattia, febbre, non hanno giorni di pagati. Se ci sono maternità, nessuno fa finta di non vedere le maternità. E tutto questo noi lo dobbiamo affrontare con molta determinazione e noi siamo pronti a questo tipo di attività. Ho sentito che Bilchetti ha detto che bisogna tassare le nuove tecnologie, i robot. Io ricordo tanti anni fa, quando i robot cominciavano a entrare nell'industria del paese, dicevamo: ma chi paga i contributi per dare le pensioni ai nostri lavoratori se i robot stanno invadendo le catene di montaggio? Ecco, di fronte a questa cosa io dico che le tecnologie va bene, dobbiamo però cavalcarle perché se non le gestiamo finiamo tutti male. Pertanto, viva le tecnologie, ma dobbiamo trovare il sistema per dare un'assistenza a tutti. Nutrirsi, vestirsi, con un tè, curarsi e istruirsi, un'assistenza legale, umanitaria, ricevere e dare, corretta informazione.